scoperta l'identità dell'uomo trovato in fin di vita ieri mattina nel centro storico di Alcamo e morto nel pomeriggio all'ospedale di Partinico. Si tratta di un 58enne alcamese pregiudicato. Resta il mistero su chi o cosa ha provocato le ferite mortali. Marcia per Concetta Conigliaro tra San Giuseppe e San Cipirello si è svolta ieri pomeriggio, organizzata dall'Associazione Uniti contro la Violenza. Ripartono i lavori per il completamento del porto di Castellammare del Golfo, lo ha confermato questa mattina l'assessore regionale alle infrastrutture. Ordinanza contro il volantinaggio selvaggio a Partinico, il vice sindaco promette multe salate per chi non rispetterà le nuove normative. È iniziata la campagna abbonamenti del Palermo in Serie A, sconti per i fedelissimi, dal ritiro del centrocampista Bolzoni promette una grande stagione e non vede l'ora di iniziare. Buonasera e bentrovati a Studio TV7, oggi è giovedì 31 luglio, dunque ultimo giorno del mese. Iniziamo con questo che resta comunque una morte misteriosa. Si è accertata l'identità dell'uomo che è stato trovato ieri ferito gravemente ad Alcamo, al centro storico, e poi è morto nel primo pomeriggio all'ospedale di Partinico. Si tratta di un pregiudicato, ma resta ancora misterioso il perché si trovasse lì in quelle condizioni, chi ha causato le ferite mortali o che cosa, insomma, lo ha ridotto in fin di vita. E il pregiudicato alcamese Pietro Borgani. Secondo gli accertamenti della polizia, la persona trovata in fin di vita ieri mattina poco dopo le 7 in via Soldato Toti. Si tratta di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, ma non è stato possibile identificarlo subito a causa delle tumefazioni che aveva sul volto. L'uomo, che aveva 58 anni per le gravi ferite riportate, è deceduto nel primo pomeriggio di ieri all'ospedale civico di Partinico, dove era stato trasferito dal nosocomio alcamese, cui i medici, nel constatare che le sue condizioni erano gravissime, si erano riservati la prognosi sulla vita. Nonostante il prodigarsi dei sanitari, Pietro Borgani non si è più ripreso e si è aggravato sino a giungere al decesso. Come si è procurato le gravi ferite? A questo interrogativo potrà dare una risposta l'autopsia. L'uomo è deceduto dopo una caduta, forse dal tetto di qualche casa che non si esclude volesse ripulire, oppure è stato pestato a sangue e lasciato a terra esamine dei suoi aggressori? Sono queste le principali ipotesi al vaglio dei poliziotti del commissariato che stanno svolgendo le indagini. In passato Pietro Borgani aveva avuto vari problemi con la giustizia e per i reati commessi ha trascorso lunghi periodi in carcere. L'ultimo episodio del quale si era reso protagonista risale a 6 anni fa, quando a Palermo aveva esploso 4 colpi di pistola ferendolo alle gambe contro un ambulante con il quale aveva avuto una lite, pare per il posto da occupare con la bancarella per vendere panelle davanti a una scuola. 2 anni fa gli vennero revocati i domiciliari perché ritenuto responsabile di furti in abitazione. Abitava da solo nel centro storico di Alcamo, sembra in condizioni di indigenza. Negli ultimi tempi aveva trovato un lavoro temporaneo in un cantiere presso una palestra nell'ambito del progetto Cometa del comune. L'allarme ieri è scattato poco dopo le 7, quando una telefonata anonima ha avvertito il 113 di una persona che si trovava distesa per terra. Sul posto sono giunti una volante della polizia e un'ambulanza del 118. I cui operatori hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale alcamese. Qui il 58enne è stato sottoposto alle prime cure e, viste le sue gravi condizioni, è stato trasferito in rianimazione al civico di Partinico. Secondo i primi accertamenti, Borgani ha riportato un grave trauma cranico e una forte emorragia alla gabbia toracica. Sul posto ieri hanno operato i poliziotti della scientifica, mentre altri loro colleghi hanno interrogato abitanti della zona che avrebbero riferito di non avere udito nulla di anomalo durante le ore notturne. E a proposito di violenza, è stata organizzata da un'associazione che si chiama appunto Uniti contro la Violenza, si è svolta ieri pomeriggio una marcia che da San Giuseppe Ato ha portato i suoi componenti a San Cipirello. Lo spunto è stato il ricordo di Concetta Conigliaro, barbaramente uccisa lo scorso mese di giugno. Di questo omicidio è accusato l'ex marito.
una marcia silenziosa contro la violenza di genere in ricordo di Concetta Conigliaro. A rompere il silenzio è stato un comitato cittadino composto da 16 donne di San Giuseppe Jato e San Cipirello, uniti contro la violenza è il nome dell'organizzazione che ha messo insieme associazioni femminili e singole cittadine. Dopo il clamore mediatico dei primi giorni sulla scomparsa della giovane 27enne in attesa di risvolti nelle indagini, era calato il silenzio. Il corteo è partito ieri pomeriggio alle 18.30 dalla gradinata di via Roma a San Cipirello e ha raggiunto piazza Falcone Borsellino a San Giuseppe Jato. I partecipanti hanno indossato tutti jeans e maglietta bianca. Anche l'Azione Cattolica è qui oggi a San Cipirello per questa marcia in ricordo di Concetta Conigliaro e in generale per dire no alla violenza sulle donne. Ci siamo, abbiamo accolto l'invito del Comitato Cittadino San Giuseppe e San Cipirello perché non possiamo tacere, perché è giusto mettersi per strada per dire che bisogna proprio gridare uno stop proprio contro la violenza sulle donne e in genere contro la violenza e quindi di trovare di nuovo uno stile di accoglienza, di apertura, di dialogo, un dialogo che deve ritornare ad abitare nelle famiglie e nelle case. E questo è quello che auspichiamo oggi qui in questa manifestazione. È per questo che la CIC c'è e quindi è in rappresentanza anche del movimento laicale cattolico. Ribadire il valore, il grande valore della vita umana, volendo ricordare una vita spezzata in maniera tragica, quella di Concetta Conigliaro qualche tempo fa. Ecco, io penso che tutti hanno seguito un po' questa vicenda anche attraverso i media. Ecco, vogliamo ribadire che la vita umana è un dono supremo, un dono di Dio e quindi va rispettato e sicuramente va anche salvaguardato. In questa manifestazione si vuole ricordare Concetta, ma sicuramente con lei anche tutte le altre vittime che come lei hanno subito la stessa sorte, ed è un modo per lanciare un messaggio alla cittadinanza, anzi alle cittadinanze, San Giuseppe Jato e San Cipirello. E il messaggio è quello di dire che non bisogna ripetere queste azioni così nefaste, così tragiche. Il comitato San Giuseppe Jato e San Cipirello contro la violenza è nato di recente in seguito a un evento tragico che ha segnato la nostra comunità, la morte di Concetta Conigliaro. Sicuramente una morte molto tragica che colpisce tutti, e questo comitato e oggi questo movimento nasce proprio per sensibilizzare la cittadinanza e per dire di no alla violenza contro le donne, ma alla violenza in generale. Quindi oggi nasce proprio prendendo il presupposto dalla morte della povera Concetta Conigliaro. Speriamo nel futuro di poter intervenire anche con altre iniziative, anche attraverso il volontariato di chi fa parte del comitato e chi vorrà far parte del comitato, perché ricordo a tutti che il comitato è un comitato aperto a chiunque voglia con noi promuovere iniziative a favore delle donne e comunque contro ogni forma di violenza. Questo è un punto di inizio, nel senso che la partecipazione, anche se sarà esigua, comunque sarà sempre un segno, nel senso che i partecipanti faranno capire che è loro intenzione muoversi a favore delle donne e contro ogni forma di violenza. Speriamo nel futuro che altre iniziative avranno sempre più partecipazione. Naturalmente l'attività di sensibilizzazione si inizia con pochi, lo sappiamo benissimo, però nel futuro sono convinta che ci sarà maggiore partecipazione. Della giovane 27enne Concetta Conigliaro si erano perse le tracce lo scorso 9 aprile. Del suo presunto omicidio è attualmente accusato il 39enne marito Salvatore Maniscalco. L'uomo, che si trova agli arresti, è accusato anche di distruzione di cadavere. Restiamo a parlare di donne, ma per una notizia diversa, perché due donne sono state arrestate con 8 kg di sostanza stupefacente. Si tratta di due
nigeriane Mary Isibor, 21 anni, e Ramatu Amende, 26, entrambe nigeriane, residenti a Roma, sono state arrestate dai carabinieri di Palermo della stazione Oreto perché sorprese con un trolley che conteneva 8 kg di marijuana, confezionata in 7 pacchi con pellicola di cellophane trasparente avvolta con all'interno polvere di caffè. Nella prima mattinata dello scorso 12 luglio, gli investigatori dell'Arma, nel corso di un servizio antiborseggio ed antiscippo transitando in via Oreto, vedevano scendere da un autobus di linea diretto alla stazione centrale un cittadino extracomunitario, verosimilmente di origini sudafricane, che guardandosi in giro con fare sospettoso e guardingo prelevava dal bagagliaio dell'automezzo un trolley di colore grigio. Atteggiamento che non sfuggiva agli investigatori, che decidevano di procedere al controllo della persona. L'interessato, notata la presenza dei carabinieri, si metteva subito a correre, in un primo momento con il trolley e successivamente abbandonando la valigia e dileguandosi tra la folla del mercatino rionale del sabato in via Oreto. La valigia veniva subito recuperata mentre la persona faceva perdere le sue tracce all'interno del mercato rionale settimanale. All'interno della valigia c'erano occultati 5 grossi involucri confezionati con pellicole cosparsi di polvere di caffè umida, contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 10 kg. Ieri mattina i carabinieri della pattuglia della stazione Oreto hanno visto scendere da un autobus proveniente da Roma due donne di colore, tra cui una con un bambino in braccio. Una di loro, identificata poi in Ramadu Amende, cedeva il bambino che aveva in braccio alla compagna di viaggio, in seguito identificata in Mary Isibor, infilandosi all'interno del vano bagagli del pullman ed uscendo subito dopo con un grosso trolley grigio. Mary Isibor continuava a guardarsi intorno con grande inquietudine e incitava l'amica a fare presto. Entrambe, subito dopo, cercavano di allontanarsi frettolosamente trascinando la valigia. Visto il loro atteggiamento ritenuto sospetto, i carabinieri fermavano le due donne. Ramatu Amende, che parlava e comprendeva sufficientemente l'italiano, riferiva che il trolley conteneva effetti personali loro e del bambino. Ma dentro la valigia i carabinieri hanno trovato 7 pacchi confezionati con pellicola di plastica del tipo alimentare, con interposto tra i vari strati di pellicola della polvere di caffè contenenti certamente marijuana, per un totale di circa 8 kg. Il confezionamento è risultato uguale a quello del primo ritrovamento di sostanze stupefacenti, da cui è scaturita l'attività di indagine. Tenuto conto delle modalità di trasporto della droga e del confezionamento con tecniche idonee ad eludere i controlli anche da parte di personale con cani antidroga, fatto che lascia chiaramente propendere per una pianificata organizzazione dell'esecuzione del proposito criminoso. Le due donne, inoltre, nel tentativo di dare meno nell'occhio, hanno portato con loro il bambino di poco più di un anno. Mary Isibor e Ramatu Amende sono state arrestate e, non avendo parenti, il bimbo è stato rinchiuso con la madre al carcere Pagliarelli. Sono in corso indagini dei carabinieri della stazione Oreto per individuare a chi è destinata la droga sequestrata nel corso delle due operazioni. Ancora un'operazione antidroga. Per fortuna c'è chi collabora adesso con le forze dell'ordine, perché non è il primo caso di droga che viene scoperta dietro una precisa segnalazione. E in questo caso la Polizia di Stato ha arrestato un palermitano, 27enne, e sequestrato 1,8 kg di cocaina per un valore che supera le 200.000 euro. Anche in questo caso, come dicevo prima, c'è stata una segnalazione precisa, hanno segnalato l'auto, il luogo, no, ma l'orario e tutto il resto. Nel pomeriggio di martedì scorso, personale specializzato della sezione antidroga della squadra mobile di Palermo ha arrestato Luciano Virzi, palermitano 27 anni, pregiudicato per detenzione e spaccio di cocaina. L'operazione è avvenuta a seguito di una precisa segnalazione anonima giunta alla questura, con la quale una voce maschile, rauca, probabilmente di un uomo di mezza età e dal marcato accento palermitano, ha suggerito agli operatori di prestare attenzione agli spostamenti di un'autovettura di cui ha fornito anche modello e targa, che avrebbe dovuto fare ingresso in città nel tardo pomeriggio con a bordo un carico di droga. La squadra mobile ha predisposto una serie di accertamenti mirati, dislocando autocivetta agli ingressi della città.
L'auto segnalata è stata individuata intorno alle 17 alla rotonda di via Oreto. Gli operatori a quel punto hanno deciso di fermarla e controllarla. Il soggetto e l'autovettura sono stati sottoposti a perquisizione e dall'interno di un vano destinato all'alloggio della batteria dell'autoveicolo e posto sotto il tappetino anteriore destro sono state trovate in due distinti involucri 1,8 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, risultata positiva al narcoteste per un valore al dettaglio di oltre 200.000 euro. Luciano Verzì è stato quindi arrestato e rinchiuso a Luciardone. Le successive indagini sono adesso orientate verso l'individuazione dei fornitori e dei destinatari della droga in questione, che da un primo esame è apparsa di elevato principio attivo e quindi potenzialmente molto pericolosa all'assunzione. Adesso parliamo di Castellammare del Golfo, perché sono ripresi i lavori del porto, confermati questa mattina dall'assessore alle infrastrutture. Ripartono i lavori al porto di Castellammare del Golfo. A distanza di 4 anni dal sequestro dell'area disposto dalla Procura, nell'ambito di un'inchiesta antimafia in cui emerse l'utilizzo di cemento depotenziato e l'interessamento all'appalto da parte di Cosa Nostra, questa mattina l'assessore regionale alle infrastrutture, Nico Torrisi, ha annunciato che sono stati superati oramai tutti gli ostacoli burocratici per la riattivazione dei cantieri su entrambi i lotti dell'area portuale. Per quanto concerne il lotto inerente il prolungamento del molo foraneo, riprenderà i lavori la ditta che era stata costretta a causa dell'indagine a stoppare tutto, vale a dire la Coveco. C'è da realizzare l'ultimo 30% dell'opera per un ammontare di circa 7 milioni di euro. Per quanto concerne invece il secondo lotto, per un investimento pari a 15 milioni e mezzo di euro, è stato necessario scorrere la graduatoria dell'appalto, a sua volta espletato, a causa della rinuncia della vincitrice, un'associazione temporanea di imprese, a succedergli la SICS, che dovrà realizzare interventi di arredo urbano, abbellimento, viabilità ed il riagallamento della vasca Regina. Si riparte su entrambi i lotti, dobbiamo anche muoverci, non solo perché il posto lo merita, ma anche per evitare di perdere finanza comunitaria, quindi stiamo partendo. Questa mattina l'annuncio dello sblocco dei lavori al Castello Arabo Normanno, a cui hanno presenziato anche i dirigenti dell'assessorato regionale alle infrastrutture che hanno seguito in questi anni l'iter. I cantieri furono fermati per l'esattezza nel maggio del 2010, quando la Guardia di Finanza avviò un'indagine relativa all'ipotesi di realizzazione dell'infrastruttura con cemento depotenziato e materiale inerte non corrispondente ai parametri previsti dal capitolato di appalto e frode nelle pubbliche forniture. In seguito, il 6 luglio dello stesso anno, i cantieri sono stati parzialmente dissequestrati, ma di fatto non sono mai ripresi i lavori. All'epoca in cui scattò l'indagine furono passati a Rai GX le imprese appaltanti e subappaltanti coinvolte nel contratto di esecuzione dei lavori. I finanzieri avevano posto sotto sequestro l'intera struttura cementizia realizzata all'interno dell'area di cantiere del porto, dove erano stati dislocati i massi artificiali destinati a contenere il moto ondoso e che non sarebbero stati considerati conformi a quanto stabilito dal contratto di appalto. Le indagini si intrecciarono con quella antimafia denominata Cosa Nostra Resort, che vedeva come maggiore imputato Tommaso Coppola, imprenditore di Valderice, e Francesco Pace, arrestato anche lui e ritenuto boss della famiglia trapanese. Proprio durante il dibattimento è emerso che l'imprenditore Francesco Pace offrì a Tommaso Coppola la possibilità di occuparsi della fornitura per i lavori a porto. Degli stessi lavori ha parlato anche Gaspare Pulizzi, pentito ed ex braccio destro dei Lo Piccolo, dicendo che la famiglia mafiosa di Alcamo, per conto di Matteo Messina Denaro, si mosse allo stesso modo per fare arrivare le forniture di cemento da un'impresa di Partinico. Tutto ciò adesso sembra essere solo un brutto ricordo e le prospettive di sviluppo per il territorio sono notevoli. Che un porto che funziona con una banchina dove possono arrivare le navi da crociera, perché il fondale è più di 8 metri, se sfruttato bene può diventare un volano di grande rilancio per l'intero comprensorio. Io credo che l'effetto è immediato, immediatamente positivo, non tanto per l'occupazione, perché certo ovviamente ci sono le persone che vanno pure a lavorare, però dice che
possiamo guardare con fiducia al nostro futuro attraverso la realizzazione di questa struttura fondamentale, ma attraverso anche altre opere che nello stesso sito ci saranno, come il depuratore. Valentina Palmeri, deputata del Movimento 5 Stelle, che ha coordinato nella quarta commissione dell'Arsa i lavori del DDL sull'acqua pubblica, adesso in commissione bilancio, sostiene che il governo non vuole andare al nocciolo della questione sulle reti idriche. Si corre il rischio di avere adesso l'acqua gestita non più da un solo privato, ma da tanti privati. Valentina Palmeri, deputata del Movimento 5 Stelle, aveva presentato un emendamento modificativo dell'articolo 16, che però non è stato inserito. Prevedeva il divieto per i singoli comuni di espletare gare d'appalto per l'affidamento ai privati della gestione degli impianti del servizio idrico. Eventuali utili scaturenti dal servizio comunale non potevano essere stornati su altri capitoli del bilancio del comune, ma utilizzati esclusivamente per gli investimenti del servizio idrico. Questo emendamento nasceva dal fatto che c'è in corso un processo di privatizzazione e di frammentazione del servizio idrico a dir poco preoccupante. Siracusa e Solarino, per esempio, hanno fatto una gara per la privatizzazione. Ci sono 5 manifestazioni di interesse, 3 italiane, una inglese e una spagnola. A Siracusa il bando pubblico prevede che l'importo della concessione a base di gara sia di 16.527.000 euro l'anno. La gestione durerà un anno, rinnovabile fino a un massimo di altri 2 successivi. Stessa cosa sta succedendo in questi giorni nell'ambito del lato Palermo 1, dove quasi tutti i comuni hanno espresso chiaramente il loro dissenso ed hanno detto di non essere in grado di gestire il servizio idrico in autonomia per motivi soprattutto di bilancio. Anche in questo caso ci sono in corso delle gare con privati, come ad esempio a Mezzoiuso, per non parlare del fatto fondamentale dei dipendenti di APS che rimarrebbero a casa perché i comuni non possono assumere. In questo modo si rischia di moltiplicare il problema della gestione dell'acqua, che passerebbe a diverse società private e di fatto resterebbe invariato il problema occupazionale. Adesso Partinico, perché è stata emessa un'ordinanza sul volantinaggio selvaggio. Tolleranza zero contro il volantinaggio. Il vice sindaco di Partinico, Roberto Denaro, passa al contrattacco e punta a garantire il decoro urbano. Non ci saranno sconti per nessuno. Ad essere stangate non solo le attività commerciali o imprenditoriali che vengono pubblicizzate, ma anche gli operatori che distribuiranno i volantini. Per i primi è prevista una sanzione che oscilla da un minimo di 150 euro ad un massimo di 500. Per i secondi invece la multa minima sarà di 50 euro e si può arrivare anche qui ad un tetto massimo di 500 euro. La decisione intrapresa da Denaro è riportata in un'ordinanza appena emessa, che comporta anche un potenziamento dei controlli contro questo specifico fenomeno del volantinaggio selvaggio da parte del Comando di Polizia Municipale. Apposite squadre a piedi effettueranno dei giri di ronda in tutti i quartieri centrali e periferici della città per verificare il rispetto del provvedimento. L'ordinanza trae spunto da una constatazione. Nel nostro territorio, afferma il vice sindaco, si è accentuata la pratica della distribuzione dei volantini con conseguente deturpamento del decoro urbano. Effettivamente a Partinico oramai è diventata abitudine notare, facendo una passeggiata tra le vie del paese, abitazioni al piano terra e condomini letteralmente sepolti da decine e decine di volantini pubblicitari. Molti sono lasciati sui marciapiedi antistanti agli ingressi, altri ancora incastrati negli infissi, un vero tappeto di fogli colorati in cui si pubblicizzano offerte e prodotti delle più svariate attività merceologiche, che siano negozietti di quartiere o grandi catene di supermercati. Il volantinaggio selvaggio non solo provoca impatti ambientali e visivi poco gradevoli. Denaro ha infatti verificato, attraverso segnalazioni fatte dall'ufficio manutenzione, un'altra conseguenza a questo fenomeno. Queste carte, a causa del trasporto da parte della pioggia o del vento, si legge nell'ordinanza, determinano l'occlusione delle caditoie stradali, che provoca il mancato deflusso delle acque piovane. Situazione che in passato ha contribuito a provocare allagamenti anche di una certa entità, con danni ingenti ad abitazioni e negozi, specie in alcuni quartieri del centro urbano.
Non è la prima volta che il comune interviene in materia di volantinaggio selvaggio. Già nel 2012 l'attuale sindaco Salvo Lo Biundo aveva emesso un'ordinanza in cui si limitava la distribuzione della pubblicità cartacea a soli 2 giorni a settimana, con multe più soft che oscillavano da 25 a 100 euro. Ora invece questa attività è del tutto bandita e le sanzioni sono state inasprite. Beh, io credo che noi come emittente privata non potremmo mai essere contro la pubblicità e neppure contro il lavoro di questi ragazzi che comunque in qualche modo guadagnano qualcosa distribuendo i volantini, però è evidente ed è chiaro che in questo modo la distribuzione non fa che fare danno, quindi può essere interessante perché pubblicizza dei prodotti da vendere e quindi sviluppa in qualche modo l'economia, però è necessario che vada gestita. L'ordinanza emessa dal sindaco diciamo che non è servita a nulla, auguriamoci che serva qualcosa quella emessa adesso dal vice sindaco. Cerimonia di inaugurazione questa mattina all'aeroporto Falcone Borsellino, perché finalmente dopo decenni sono stati consegnati i lavori, resta ancora qualcosa da fare, insomma, ma il grosso è stato fatto. L'augurio di tutti coloro i quali frequentano l'aeroporto è che da oggi si riparta per vivere un vero aeroporto internazionale, quello che la Sicilia, almeno come terra, merita. È stata inaugurata questa mattina la nuova viabilità nell'area arrivi dell'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, dove è stata completata la nuova facciata in vetro e pietra siciliana su tutto il fronte del terminal. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della GESAP Fabio Giambrone, il sindaco di Palermo Lelu Corlando e il presidente dell'ENAC Vito Riggio, presenti autorità regionali del comune di Palermo, tra cui Roberto Elg, presidente della locale Camera di Commercio, e l'assessore regionale al turismo Michela Stancheris. Accanto alla fila di taxi e navette, l'ampia carreggiata corre parallela a quella d'ingresso ai parcheggi coperti a pagamento. Le corsie sono state raddoppiate ed è stato potenziato il servizio dei car sharing, al quale sono stati dedicati 6 nuovi stalli. La sistemazione della viabilità è costata 1.681.000 euro. Sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo e saranno rafforzati per tutto il mese di agosto, sia in città che in provincia. In particolar modo i servizi preventivi verteranno tutto il litorale marino che va da Cefalù a Palermo, da Mondello Sferracavallo, da Carini, sino a Partinico e Balestrate. In questo contesto i Carabinieri di Partanna e Mondello ieri mattina hanno sorpreso Salvatore Locricchio, nato a Partinico, 69 anni, ma residente a Palermo in Viale Strasburgo, noto alle forze dell'ordine per l'inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in cui si trovava sottoposto, alla guida del motociclo Honda SH300 sprovvisto di patente di guida poiché revocata, sottoposta a sequestro. L'arrestato è stato accompagnato in caserma e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell'arresto, condannato a 8 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa, pertanto rimesso in libertà. L'ingegnere Antonio Marchese e il nuovo assessore alla giunta guidata dal sindaco Nicolo Coppola prende il posto di Claudia Reginella, che si è dimessa per problemi personali. Antonio Marchese, 63 anni, sposato, 2 figli, libero professionista, è stato nominato dal sindaco Nicolo Coppola. Si tratta di una nomina tecnica, poiché l'ingegnere Marchese, con la sua professionalità, potrà certamente contribuire a portare avanti e rilanciare in qualità di tecnico il progetto amministrativo avviato dall'esecutivo di Castellammare. L'attuale giunta di Coppola è composta così da Gaspare Canzoneri, che è anche il vice sindaco, Salvo Bologna, Rossana Agugliaro ed appunto il nuovo Antonio Marchese. L'ingegnere Marchese è stato nominato al posto appunto della dimissionaria Reginella.
I sindacati CGIL Funzione Pubblica, la CISL FIP e la UIL FPL proclamano lo stato di agitazione per il giorno 5 agosto dei dipendenti comunali di Corleone, perché i sindacati pongono all'attenzione pubblica il mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti del Comune di Corleone, del salario, del fondo miglioramento servizi, della produttività dei buoni pasto, ed evidenziano le particolari difficoltà in cui versano tutti i lavoratori, essendo l'unica fonte di reddito per sostenere le proprie famiglie. E ricordano i sindacati che il problema è diffuso in quasi tutti i comuni della provincia e della regione, e che le difficoltà nascono dal mancato accreditamento da parte dell'assessorato funzione pubblica della ripartizione dei fondi relativi ai lavoratori precari e dai tagli delle risorse ai comuni che ritardano ad essere trasferiti. Per questi motivi le ordinanze sindacali e i lavoratori che si sono riuniti in assemblea proprio ieri pomeriggio hanno deciso di manifestare il loro disagio proclamando lo stato di agitazione di tutto il personale in un'assemblea che si svolgerà dalle 8 di mattina per tutto il giorno fino a, per tutto il giorno martedì 5 agosto davanti il Palazzo Municipale di Corleone. Adesso parliamo di forestali, perché si sono riuniti i dirigenti del sindacato dei forestali, la CIFUS, guidati dal segretario generale Maurizio Grosso, e hanno incontrato i vertici del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale per avere un quadro chiaro delle difficoltà del comparto forestale. Dopo questo incontro il sindacato ha avuto la conferma che il comparto forestale in Sicilia è gestito con allarmante leggerezza. Maurizio Grosso, segretario generale del Sindacato dei Forestali, ha incontrato ieri i vertici del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale per avere un quadro chiaro delle difficoltà del comparto forestale alla luce delle recenti sospensioni dei lavoratori addetti alla manutenzione e sui ritardi nelle assunzioni dei 100 unisti in diverse province e dei 78 unisti in quasi tutte. I dirigenti, relativamente ai lavoratori addetti alla manutenzione, hanno dichiarato che non avranno fondi per procedere alle riassunzioni e per attivare gli avviamenti di tutti coloro che non sono stati avviati fino a quando le somme per il settore contenute nella finanziaria terre non saranno disponibili. Hanno affermato che se le somme che l'ARSE dovrebbe votare da un momento all'altro dovessero rimanere quelle previste dalla Commissione Bilancio, 103 milioni di euro, potranno essere garantite a tutti le giornate di legge 78, 101, 151 per contingente. Le somme della finanziaria terre, tra tempi tecnici e tempi del commissario dello Stato, dovrebbero essere disponibili nel giro di 10-15 giorni. Per quanto riguarda i lavoratori addetti al servizio antincendio per via dell'emergenza, hanno dichiarato che non verranno sospesi. In seguito all'incontro, Maurizio Grosso, segretario del CIFUS, ha dichiarato che mentre il patrimonio boschivo è in balia degli incendi, il 500% in più rispetto allo scorso anno, ancora oggi il governo Crocetta è alla ricerca dei fondi necessari per garantire ai forestali il loro lavoro, che eviterebbe il propagarsi degli incendi. Mai nella storia della regione siciliana si erano registrati ritardi di questa portata, sia nella realizzazione degli interventi di prevenzione che nella disponibilità delle risorse necessarie, a dimostrazione del pressappochismo, dell'incapacità di questo governo e di chi ancora ha la faccia di sostenerlo, ma soprattutto della netta separazione tra questo e i bisogni reali del territorio e della gente. Ancora sindacati a Partinico, scrive la sezione zonale della CISL che l'approvazione del bilancio 2014 di Partinico è stata ulteriormente prorogata al 30 settembre. Potrebbe determinare l'interruzione dell'erogazione di servizi indispensabili ed utili all'utenza con contestuale mancata salvaguardia dei posti di lavoro. La CISL esprime profonda preoccupazione per questa situazione, che potrebbe determinare la mancata erogazione di un servizio indispensabile ed utile come quello degli asili nido, la mancata salvaguardia dei posti di lavoro che ricadrebbe sulle spalle delle operatrici
le esigibilità delle spettanze stipendiali che ancora non sono liquidate da più di 4 mesi, l'eventuale non prorogabilità del servizio di assistenza dello strumento finanziario. Pertanto la CISL chiede un incontro urgente con il sindaco in merito a queste sue preoccupazioni e lo avvisa fin da adesso che in assenza di convocazione entro 5 giorni dalla data odierna sarà dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori, nonché saranno promosse altre forme di protesta previste dalle norme contrattuali in materia. Dopo le audizioni in 4ª Commissione Ambiente dell'Arse e dello scorso 18 giugno, l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Maria Rita Sgarlata ha mantenuto l'impegno assunto depositando il testo base di riforma della legge sui parchi e le riserve. I deputati del Movimento 5 Stelle esprimono soddisfazione per l'ottimo lavoro di concertazione portato avanti in questi mesi e per l'impegno e l'interesse dimostrati dall'assessore Sgarlata. Con l'approvazione della riforma sui parchi si apre la stagione delle riforme per le aree naturali protette, lo ha affermato il presidente della 4ª Commissione Giampiero Trizzino del Movimento 5 Stelle, primo firmatario di uno dei 3 testi di legge presentati e successivamente rielaborati per confluire nel testo di legge. Il testo base è frutto di un clima parlamentare favorevole e di un primo confronto avviato in sede di Commissione Ambiente con le diverse associazioni ambientaliste degli agricoltori, le stesse associazioni venatorie e i rappresentanti dei parchi. A settembre, alla riapertura dei lavori parlamentari, il testo sarà incardinato e avrà una corsia preferenziale per essere esitato quanto prima e portato alla discussione del Parlamento. Certamente non mancheranno ulteriori confronti e saranno recepiti i contributi di tutti i soggetti istituzionali e del mondo associativo chiamati ad essere protagonisti di questa nuova stagione di riforme. Il presidente della Commissione Ambiente precisa che lo scheletro della legge dell'81 rimarrà inalterato, così come è emerso nelle precedenti audizioni. Quello che il Movimento 5 Stelle si propone è aggiornare la norma alle rinnovate esigenze ambientali e alle direttive europee. L'assessore regionale Maria Rita Sgarlata ha evidenziato che si tratta di un testo importante, complesso, una specie di testo unico in materia di parchi, riserve e biodiversità, che affronta in maniera innovativa tutti i temi connessi con la salvaguardia ambientale, coniugando la conservazione e la biodiversità in maniera intelligente con i temi connessi con lo sviluppo compatibile ecosostenibile, valorizzando tutte le filiere produttive di qualità presenti nei territori tutelati e riconoscendo un ruolo centrale alle popolazioni locali nella gestione delle aree protette. Il circolo locale del Partito Democratico di Isola delle Femmine promuove una petizione per richiedere alla Commissione straordinaria tolleranza zero, maggior controllo e sanzioni nei confronti di chi conferisce rifiuti fuori orario e contro chi abbandona in maniera indiscriminata rifiuti ingombranti, perché naturalmente sostiene il PD di Isola delle Femmine, la crescita sociale ed economica passa attraverso il rispetto delle elementari regole civiche. Per quanto riguarda la strada statale 113, da 4 anni per l'esattezza, interdetta al traffico, il PD di Isola delle Femmine scrive all'ANAS e alla Rete Ferroviaria Italiana e all'Assessorato Regionale Infrastrutture per avere contezza della data di riconsegna e di riapertura della strada interrotta. Ad Alcamo fervono i preparativi per il Gran Premio di go-kart che si svolgerà nel prossimo weekend. L'amministrazione sta predisponendo i correttivi alla circolazione per far svolgere le gare senza creare troppi disagi alla circolazione. Cominceranno a far rombare i motori tra 2 giorni, nel pomeriggio di sabato 2 agosto, con le prove libere. I kart che prenderanno parte all'11° Gran Premio Città di Alcamo, secondo Memorial Salvatore Pirrone, in programma domenica 3 agosto, nel primo pomeriggio, sul circuito cittadino di Piazza della Repubblica. Il tracciato e la direzione di gara saranno disposti all'ombra del Castello dei Conti di Modica, mentre sulla via Maria Riposo sarà allestita l'area destinata ai paddock dei vari team, piccole officine meccaniche dove tecnici e piloti prepareranno i kart che parteciperanno al Gran Premio. Lungo i circa 650 metri del tracciato non ci saranno zone per il pubblico individuate e delimitate, né palchi né tribune, ma gli spettatori si sistemeranno dietro le transenne lungo il percorso con agevoli e accurate vie d'uscita.
Saranno ovviamente evidenziate le zone vietate al pubblico. Rispetto alla scorsa edizione, il Comune di Alcamo, che patrocina l'evento, ha predisposto importanti novità in materia di circolazione stradale. Sarà interdetto al traffico veicolare soltanto il circuito di Piazza della Repubblica ed in questa maniera rimarranno transitabili tutte le strade adiacenti, soggetto a restrizioni anche un piccolo tratto di via Maria Riposo. Come consuetudine, la via Ellera diventerà a doppio senso di circolazione. E adesso parliamo, come facciamo ogni giorno, del Palermo. A tal proposito vi ricordo che stiamo preparando la trasmissione sportiva Stadium, che quest'anno raddoppierà, perché non andremo in onda soltanto il martedì sera con il consueto salotto con ospiti studio, ma andremo in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì, parlando del Palermo in Serie A, ma anche di tutte le realtà locali del territorio che abbracciamo. Quindi si fa in quattro: Stadium il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì, con replica il sabato. Copriremo l'intera settimana parlando di sport, e se qualcuno, dirigenti, giocatori di società del territorio, vuole contattarci, saremmo ben lieti di prendere contatto per parlare anche delle loro esperienze sportive. Adesso andiamo a parlare del Palermo, perché è iniziata oggi la campagna abbonamenti e poi dal ritiro uno dei protagonisti della scorsa promozione promette un grande campionato e ha detto ai giornalisti: non vedo l'ora di iniziare. È iniziata la campagna abbonamenti per la nuova stagione. La società del Palermo, in segno di riconoscenza per i tifosi che sono stati sempre presenti anche in Serie B, ha voluto premiare chi ha sottoscritto l'abbonamento la scorsa stagione e gli permetterà di assistere a tutte le sfide della Serie A con tariffe molto ridotte rispetto alle altre, a partire dal prezzo intero di 150 euro per le due curve. I tifosi che vorranno invece sottoscrivere un nuovo abbonamento per il prossimo campionato potranno contare comunque su tariffe in linea con l'ultima stagione nella massima serie, a partire dal prezzo intero di 190 euro per le due curve. Gli under 18 potranno usufruire di un abbonamento ridotto per tutti i settori, esclusi autorità, socio, sostenitori e centralissima, godendo di particolari agevolazioni nelle curve e nella tribuna Monte Pellegrino superiore laterale. Gli under 10 potranno usufruire di un abbonamento ridotto al prezzo di 50 euro esclusivamente per le curve e Monte Pellegrino superiore laterale. Il titolo d'accesso stagionale potrà essere sottoscritto però solo contestualmente alla presenza di un adulto che si abboni anch'esso per lo stesso settore. È previsto anche uno sconto per le donne e per gli over 65. Noi crediamo nei nostri tifosi. Noi crediamo nel nostro futuro. Noi crediamo nei nostri giovani. Noi siamo sempre ottimisti. Adesso vogliamo che tutta la città creda in un domani sempre più rosa. Quindi keep calm e tutti al Valvera. Sono contento perché comunque ho scelto di tornare in Serie B per riscattarmi, per dimostrare che potevo fare bene in B, e adesso spero di essere pronto per la Serie A. Devo dimostrarlo a me stesso e poi a tante altre persone. Ma ho fatto la Serie A un paio di volte, come tra infortuni e prestazioni non importanti ho fatto un po' fatica. Adesso spero di riuscire a fare bene. Il mister è sempre uguale, anche perché l'anno scorso, nonostante si è andato in Serie A 5 giornate d'anticipo, lui ha continuato anche per l'ultimo mese nello stesso modo. Tanta tattica, tanto lavoro, diciamo tra virgolette poco divertimento, anche se comunque alla fine ci si diverte. Il mister quest'anno uguale, lui sa che anche per lui è molto importante fare bene, e poi lui vuole prima di tutto che riusciamo a fare bene noi, perché tiene la nostra carriera come alla sua. Un po' si è scherzato, nel senso quest'anno si va a giocare nei campi seri, no? Come l'anno scorso, quindi un po' di emozione c'è sempre, perché comunque San Siro, Olimpico e altri stadi sono stadi importanti, soprattutto magari per chi non ci ha mai giocato. Adesso non vediamo l'ora di iniziare e poi si vedrà. Il mister sta continuando sul percorso dell'anno scorso, cercando di fare la nostra partita, pochi errori
tecnici e soprattutto pochissimi tattici, e cercare di essere sempre messi bene in campo, ma di ripartire ogni volta che si può e di cercare di fare la fase offensiva sempre. Adesso due appuntamenti, uno che riguarda questa sera Cinisi alle 21 in piazza Vittorio Emanuele Orlando, a cura dell'associazione Peppe Animazione, si svolgerà la serata di beneficenza Ti regalo il mio sorriso, sfilata di moda che vedrà la partecipazione straordinaria di Valeria Marini. L'incasso della serata sarà interamente devoluto all'Istituto Nazionale Tumori. Un altro appuntamento che riguarda invece Balestrate, il Lido Le Blonde, venerdì 1 agosto si balleranno con i favolosi anni 70, 80 e 90. E ci sarà il DJ resident Fabio Buccellato al Lido Le Blonde a Balestrate, uno dei cinque lidi della ditta dell'imprenditore Cataldo. Le Blonde di Balestrate, Vintage Night, la serata. Grazie per averci seguito, io vi ricordo che oltre alla replica di Studio TV7, ogni ora nella nostra emittente va in onda lo Studio Flash, 2 minuti e mezzo di informazione giornata. Grazie per averci scelto, l'appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Arrivederci.